In qualche modo le brevi riflessioni che voglio condividere con voi si collegano a quello che diceva la professoressa Zan. Io sono un fisico. Nell'insegnare la fisica moderna abbiamo tutti, e parlo a tutti i livelli, un problema di fondo, ovvero che non abbiamo a disposizione un linguaggio adeguato e abbiamo davanti a noi una fisica ingenua, sbagliata. Questo è un ostacolo grandissimo nell'insegnare i concetti più elementari della fisica moderna. Parlo di dualismo onda-particella, principio di indeterminazione, tutte cose che in qualche modo si toccano negli ultimi anni di alcune scuole secondarie superiori. Mostro subito una tabella che serve a scusare voi e me delle incertezze che abbiamo, perché queste sono una tabella comparativa delle diverse interpretazioni disponibili per la meccanica quantistica. Quindi non dobbiamo sentirci in colpa. Se ogni tanto ci scappa di pensare alle particelle come palline, magari per qualche motivo rotanti, ve lo ricordate lo spin, ovvio che non ruota niente, per carità. È lecito avere questi bachi nella propria testa. Purtroppo questi bachi li hanno anche i nostri allievi e come non è giusto, nel caso precedente, incoraggiarli usando il loro linguaggio da Twitter, quando comunichiamo con loro, perché loro ce l'hanno già. Non è giusto utilizzare i loro preconcetti sbagliati per cercare di comunicare almeno qualcosa della fisica moderna. Meglio non comunicare nulla, perché se rafforziamo alcuni pregiudizi che sono concettualmente fallaci, rendiamo poi impossibile sradicare questi pregiudizi. Quindi la riflessione che vorrei fare con voi, con alcune immagini, è quella che esistono da qualche tempo, non da molto tempo, alla scala dei 10-20 anni, strumenti che permettono di visualizzare la realtà su quella scala. Possiamo guardare gli elettroni, vedere come sono fatti, almeno in certe condizioni, che ci permettono di usare l'immagine. E quindi, anche se non abbiamo la parola, possiamo basarci sull'immagine che è fortemente intuitiva. E quindi non dover dire dualismo onda-particella, ma non c'è niente di duale. Perché mai un elettrone dovrebbe essere così antipatico da proporsi duale? Ma duale di chi? È stato inventato 20 anni fa, no, ormai un po' di più, ahimè, uno strumento che ci permette di guardare queste cose. Non so se lo conoscete, questo è un filmatino che si può mostrare tranquillamente in una qualunque scuola, perlomeno scuola superiore, ma secondo me in qualche caso anche prima, un microscopio che ci permette di guardare gli atomi e gli elettroni. Un microscopio che si chiama microscopio effetto tunnel. È basato su un altro effetto divertente, che è l'effetto tunnel, su cui c'è dietro di nuovo un preconcetto, di cui parleremo tra un istante, non temete, non sforerò i tempi. Il microscopio effetto tunnel funziona come mostra questa piccola animazione. C'è una punta che è un cono perfetto che finisce in un singolo atomo, non è vero, ma è come se, quindi non è importante, è più facile pensarlo. Così spostiamo questa punta su una superficie e forziamo della corrente tra la punta e l'oggetto che ci sta sotto. Gli elettroni, la corrente, passano dalla punta alla superficie per un effetto che si chiama effetto tunnel, che chi di voi ha una formazione scientifica conosce, gli altri è lecito che non lo conoscono, vedremo tra un istante che cos'è. Bene, questa probabilità di passaggio di corrente è molto molto fortemente dipendente dalla distanza. Così sensibile che anche l'asperità rappresentata da quell'atomino verde sulla superficie degli atomini azzurri si vede. Si può misurare, molto semplice. Vi faccio vedere come funziona il microscopio effetto tunnel guardandolo, ahimè, con un altro microscopio, che è un microscopio elettronico. Stiamo vedendo una superficie di carbonio, grafite,
a matita, con sopra delle goccioline di un qualunque metallo e spostiamo la punta del microscopio a effetto tunnel. Questo è quello che vediamo col microscopio elettronico, che ha la sua risoluzione, e il microscopio elettronico, a causa del suo potere risolutivo, in questa regione non vede nulla, vede semplicemente una zona piatta. Se noi guardiamo quella regione col microscopio a effetto tunnel, ecco che vediamo gli atomi di carbonio che stanno che costituiscono meglio la superficie della grafite. Gli atomi si vedono. Io temo che qualcuno di voi, benché siate tutti giovanissimi, si sia sentito dire che gli atomi non sono osservabili, perché questa era una fola che girava anche nelle università fino a tempi tristemente recenti. Gli atomi si vedono, ma non solo si vedono, gli atomi si manipolano con la tecnica, utilizzando questo stesso microscopio in maniera molto semplice, con la stessa tecnica che i vostri allievi, quando sono svogliati, credo tuttora applichino, io lo facevo, penna Bic sfregata sul maglioncino e spostare i pezzetti di carta sul foglio, no? Esatto. È lo stesso principio. Per farlo però, e questo è importante, si può raccontare bene, bisogna abbassare la temperatura perché altrimenti gli atomi di verdi saltellano sulla superficie, non stanno fermi, non sono come un macigno. Passare dal grande al piccolo non è una semplice estrapolazione dimensionale. Passare dal grande al piccolo fa cambiare le condizioni. Se io amplifico l'atomino verde non si comporta come un macigno che pesa un quintale. Si comporta così, saltella, quindi bisogna raffreddarlo a temperature opportune e allora se ne sta fermo. Ed ecco che a queste temperature posso spostare gli atomini verdi sulla superficie e imparare una cosa molto importante. Questa è una simulazione che si può mostrare a qualunque livello. Vedete che sulla superficie si formano queste ondine. Piero Angela avrebbe un fremito vedendo queste ondine. Se guardate alla fine vedete una serie di cerchi concentrici. Questa è una simulazione, i vostri allievi ci credono ciecamente alle simulazioni, voi probabilmente no, giustamente, e quindi vi faccio vedere un dato vero, questa è la misura vera, questi sono degli atomi di non mi ricordo cosa, sono una superficie di non mi ricordo cosa, ma non è veramente importante. Quello che è importante è che ci sono tutti questi cerchi concentrici al centro, questi sono dati misurati. Se io cambio la posizione di questi atomi, ecco che cambia anche la forma di quell'ondina al centro. Questo si può mostrare a chiunque e si può dire che tutto quell'insieme di onde che sta qui al centro oppure qui al centro è un elettrone. Eccolo, si vede, questo è un elettrone. Questa è la prova provata, si vede che l'elettrone è una pallina e non ruota su se stesso, benché abbia lo spin. Ma spin è un incidente, che voglia dire in inglese trottola o come verbo ruotare. È un caso. Chi ha scoperto lo spin, che è Pauli, non aveva assolutamente in mente che l'elettrone ruotasse. E ripeto, l'elettrone non ruota. Vi prego, non ditelo mai. È insensato che l'elettrone ruoti e che questo possa spiegare la fisica degli elettroni e l'esistenza dello spin, perché dovrebbe ruotare qualunque stima della dimensione avete, perché abbia quel comportamento, dovrebbe ruotare a una velocità totalmente insensata, 10 alla 30 radianti al secondo, cioè numeri completamente che non stanno né in cielo né in terra. Ma non solo, siccome lo spin può cambiare dell'elettrone, chi cambia la velocità di rotazione dell'elettrone? C'è un omino piccolissimo che ferma l'elettrone e lo fa girare dalla parte opposta? No, non ci possiamo credere. Non vendiamo questa paccottiglia ai nostri allievi, che poi ci credono e se la portano dietro e poi nella vita affronteranno interessanti contraddizioni della meccanica quantistica. Ma quali contraddizioni? Se facciamo le domande sbagliate, se scriviamo lo sbagliato, troveremo contraddizioni a piacere. Dalla chimica imparano che possono esistere soltanto in certi livelli elettronici, gli elettroni in certi orbitali, quelle nuvolette che non sono elettroni che si muovono in fretta, perché ce le vengono a dire queste cose. La stessa cosa si può fare confinando gli elettroni in altro modo. Come abbiamo visto noi, abbiamo visto anche che faccia hanno gli elettroni, hanno la faccia di quelle bisce, in questo caso unidimensionali, nel caso precedente duedimensionali, cosa che possiamo mostrare. E possiamo mostrare anche altre cose, possiamo mostrare l'effetto tunnel. Perché ho detto, confiniamo
con delle barriere opportune. Gli elettroni, questi stanno confinati in una certa zona, diventano delle bisce, come abbiamo detto. Però vedete che nel fare questo disegno l'elettrone non si è lasciato confinare dalla barriera, è penetrato in parte anche nella barriera. E capite subito, ma voi lo sapete già, ma secondo me lo capisce anche un ragazzino di 15 anni, se la barriera è sufficientemente sottile, ecco che l'elettrone ci è passato attraverso, l'ha attraversato. Questo è l'effetto tunnel, non c'è un buco nella barriera. Ed è interessante che si chiami effetto tunnel, perché quando l'effetto è stato scoperto, nella testa di chi l'ha scoperto, un genio, sia chiaro, nella testa di chi l'ha scoperto c'era il fatto che se una macchina oltrepassa una barriera senza dare oltre la sommità, ci deve essere un buco, ci deve essere un tunnel. Quindi anche l'elettrone, che siccome deve essere una pallina, perché ci intendiamo che sia una pallina rotante, allora ci sarà un buco nella barriera, da cui il nome effetto tunnel. Non c'è buco, perché non c'è pallina e non ruota. Questa per me è un'ossessione. E lo so, però ve lo ripeterò ancora una volta, non ho ancora finito. Ecco che così si capisce come funziona il microscopio a effetto tunnel che abbiamo visto poco fa. Quindi questa è la punta, la barriera sarebbe l'aria. E d'altra parte che l'aria sia una barriera per gli elettroni lo sappiamo, perché noi se prendiamo un pezzo di metallo non è che gli elettroni cascano fuori dai bordi, ci stanno dentro, quindi ci sarà una barriera che li tiene dentro evidentemente. E quindi il microscopio a effetto tunnel funziona così: prendiamo uno strato, questo rosso, sarebbe questa cosa qui, che sta dentro, principalmente dentro la parte blu, la punta, ma ha una codina che passa attraverso la barriera, l'aria, e può raggiungere la superficie. In questo modo abbiamo l'effetto tunnel. Ancora una considerazione per andare a toccare in maniera visiva e secondo me comprensibile, ma non solo a voi che già lo sapete, ma che secondo me si può raccontare facilmente, credo, anche a dei ragazzi più giovani. Andiamo a vedere un effetto tunnel, quindi andiamo a mettere una barriera, quella riga nera davanti a un elettrone, e facciamo l'elettrone più simile a una pallina che possiamo realizzare. Visto dall'alto, in effetti è un dischetto grigio che va a sbattere, partirà da sinistra verso destra, andrà a sbattere contro questa barriera. Questo è un calcolo esatto che vi sto facendo vedere, naturalmente, e vediamo che fa. A questo punto sappiamo che l'elettrone, essendo un oggetto che ha caratteristiche diverse dal mondo classico a cui noi siamo abituati, perché abbiamo un linguaggio, probabilmente attraverso la barriera ci passa. La vediamo un po' che fa in questo calcolo e fermerò la simulazione a un certo punto. Parte, lo fermo. Ecco che abbiamo scoperto una cosa interessante, cioè che l'elettrone sia passa sia non passa. Da qui la tentazione di dire che l'elettrone sta al 30% a destra, al 25% a sinistra, panzane. Non è vero. Non bisogna dirlo, sono 100 anni che sappiamo che non è così. L'elettrone sta sia a sinistra, sia a destra. E questo è importante, questo è un concetto semplice. Io credo che per un dodicenne, sia lo stesso sentirsi dire 40% e 60% oppure contemporaneamente. A un 85enne, la cui plasticità abbiamo appreso poco fa, ormai è un po' compromessa, no, non è la stessa cosa. A un 85enne è meglio spiegare dicendo sì, una pallina, gira piano piano e sta un po' a destra e un po' a sinistra. Questo è più accettabile. Per un 12enne tanto vale dire la verità, sta sia di qua sia di là. Basta dirglielo una volta, questo farà parte del suo patrimonio e vivrà felice nell'affrontare poi la formalizzazione di questo se gli serve, se poi fa altro non è importante. E a quel punto potrà anche subire, l'ultimo filmato che vi mostro, il caso che l'elettrone sia ancora più grasso. Se l'elettrone è grassissimo e gli mettiamo davanti una barriera spessa, attraverso la quale non può passare per effetto tunnel, ma con dei buchi, a questo punto sarà facile, anche per un dodicenne, secondo me, dire, beh, a questo punto, se l'elettrone è questa specie di molassa, passerà attraverso tutti i due buchi contemporaneamente, non il 50% a sinistra e il 50% a destra, e farà queste cose diaboliche che sappiamo si fanno, tutti filmati questi che trovate anche su internet e motese. Poi si rivolge per imbarazzo questo filmato, ma insomma ve lo faccio rivedere. Volendo essere proprio tenace, ecco qui sta da due parti, anche se un po' spalmato, chiedo scusa, se lo faccio andare un po' più avanti, sta addirittura da tre, lo fermo in tempo.
Eccoci, adesso se volete sta da tre parti, non 20%, 50, 32, 27,8%, ma dappertutto. Ecco che mi fermo qui. Credo che ci siano strumenti attualmente disponibili per trasmettere un messaggio su alcuni concetti anche difficili di fisica moderna che possono combattere contro quelle teorie ingenue, errate, che derivano inevitabilmente dal fatto che noi come specie abbiamo sviluppato un linguaggio e una percezione della realtà con la risoluzione caratteristica della nostra specie, che è dell'ordine del millimetro, insomma. Scalare la nostra esperienza, il nostro linguaggio del millimetro sul nanometro, sul decimo di nanometro, che è questa scala di distanza qui, è una tentazione che ci viene naturale e porta a degli errori, a delle contraddizioni, porta ai paradossi della fisica moderna, che non sono paradossi, sono paradossi del linguaggio che noi appioppiamo alla fisica moderna, che invece ha una sua coerenza interna. È vero che lo strumento e il linguaggio principe per spiegare queste cose in maniera corretta è la matematica. Ed è una matematica probabilmente un po' troppo complessa per essere utilizzata a livello di un preuniversitario. Però credo che condividerete con me che possiamo insieme trovare strumenti e metodi di linguaggio che ci permettano di comunicare almeno le intuizioni corrette sulle quali puoi andare a sovrapporre gli strumenti matematici per chi ne avrà bisogno. Agli altri resteranno i concetti, e questo già penso sarebbe un risultato molto importante. Vi ringrazio. Sei ingaggiato, eh? Dunque, darei subito la parola al professor Maffei per chiudere sinteticamente questo incontro. Noi vi invitiamo sempre nella stanza precedente, questa volta per un rinfresco un po' più interessante del caffè triste che vi abbiamo offerto prima, se avete ancora un po' di tempo, così poi avremo anche modo di portarci qualche pasticcino e andare a guardare i poster che ha preparato Sid di Pisa. Da parte mia, prima di far chiudere al professor Maffei, la gratitudine a voi che siete venuti, una gratitudine speciale per la professoressa Isabella Marino che mi ha coinvolto in questa attività. Mi fa molto piacere, la scuola è a vostra disposizione, oggi ho conosciuto anche il vertice di SID, è stato un piacere conoscere Anna e sono certo che avremo altre occasioni per incontrarci. Lamberto.